I giochi di oggi sono uno peggio dell'altro. Abbiamo un horror dei Simpson con Homer pazzo omicidio furioso. Un altro horror che non me lo ricordo, ma state vedendo le immagini ora ed è spaventosissimo. E poi un ultimo dove c'è un demone che ci segue dappertutto. Preparatevi a tre giochi a caso. Homer l'omicida, ma perché sempre questi horror dei Simpson? Il giornale di Bart. Ho visto Homer che se ne andava in giro con praticamente una canna di gasolio e un accendino. La storia è che Homer ha iniziato ad uccidere tutti. Bart è l'unico sopravvissuto. Devo trovare Maggie, la mia sorellina. Credo che sia sopravvissuta. Devo trovarla. Non devo camminare sui giocattoli, altrimenti Homer mi sente. Lisa? Bella de mamma? Oh, guardate cosa ha fatto! Ha ucciso Marge Simpson con una... Non riesco a guardare. E qui ha dato fuoco. Sì, perché praticamente Homer aveva un accendino e del gasolio in mano. E ha bruciato pure Lisa. E guardate come l'ha uccisa con una spada di Kratos, quella di God of War. Gli ha dato fuoco, l'ha offerta ai demoni. Homer non è più lo stesso. Gli ha pure bruciato lo suo stupido sassofono. Ciucciati il calcino. Sassofono, ciucciati il calzino. Beh, non ne potevo più di quel sassofono. È l'unica cosa buona che ha fatto Homer. Ragazzi, devo stare attento a non calpestare i giocattoli e a non calpestare nessuno. Devo trovare Maggie. Maggie di solito è di sotto nella sua culla. È sempre stata lì. Maggie. In teoria Homer sta dormendo sul divano. Vediamo. Ah, eccolo qui, guardalo. Senti come russa. Ha un sorriso, un ghigno malefico. È veramente impazzito. È la mente di un folle. Quando mai è stato normale, Homer? Mai. La macchina. La famosa macchina dei Simpson. Me la ricordo. Una chiave. Sì. Questa aprirà la porta di Maggie. Vai, 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 vai. Sì. Maggie, vieni qua. Hey, c'è tuo... What's going on up there? Oh no. Guardalo. Mamma mia, è bruttissimo. Mamma mia, è bruttissimo. Fammi correre. Devo trovare un modo per scappare. Obiettivo scappa. Ma non posso scappare. Non so il codice. Devo trovare il codice. Magari disseminato nella casa. Magari c'è qua. Bel meme. Ma non ho tempo. Non ho tempo di pensare ai meme. Devo trovare il codice. Se fossi Homer, se fossi uno scemo. 4. Ok. Il codice è disseminato. Quindi il primo numero è 4. Homer è qui! No! Pazzo maledetto! No, 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 Homer! No, Homer, non vorrei farlo! No, Homer! No, Homer! Omero! Omero e Romolo e Nemo! Homer, Homer, Homer! Sono tuo figlio, mi riconosci? Sono Bart! Martino! Martino Simpson! 4-6! Allora è veramente in giro per la casa! 4-6! Ne abbiamo due. Per forza uno sarà di sopra. No, 4, 6. 4, 6, 7. L'ultimo è il 7. 4. No, mi sono messo in trappola. Mi sono messo in trappola. Mamma mia. E invece no. E invece no. Con una mossa felpata. 4, 6. 4, 6, 6, 7. Ok, ho il codice. Ho il codice. 4, 6, 6, 7. 4, 6, 6, 7. 4, 6, 6, 7. Sì! 911, what's your emergency? Quella era la tua emergenza. My dad just murdered almost my entire mio family. Papà ha ucciso tutta he la famiglia. He locked me inside and tried to kill me too, but I was about ha cercato to escape. Di uccidermi. I'm calling from a phone booth near my house. I don't know if my dad knows where I am. Send some help. Calm down, son. Where are you right ma con now? Quali voci? 742 Evergreen. Come here, boy! No, please, Homer. No. What's going on? Are you okay? Ha preso anche Bart. No! Cattivissimo Homer. Prima di lasciarci voglio solo vedere cosa succede se pesto un giocattolo. Porco storto. Ok. Il secondo gioco di oggi è un gioco a tema Yahoo! Super Mario. È la principessa in un altro castello. È molto bello perché è fatto vecchio stile. È una demo e siamo Mario che è su Mario 64 e devo trovare tutte queste chiavi. E ho la chiave che adesso mi permette di entrare nel castello. Mi piace tantissimo lo stile grafico. E la torcia, e Mario così che va in un castello sperando di trovare la principessa, ma invece cosa ci trova? Ci trova Bowser travestito tipo da principessa e non si accorge Mario.
Mario gli va bene qualsiasi cosa. Mario, basta che abbia un po' di donne e lui è contento. Lui è un uomo umile, un idraulico. Lui se ne sbatte. Oh, perché mi posso nascondere nelle chest? Mamma mia, questa cosa non mi piace. Nascondersi nelle chest di solito vorrà dire che c'è un mostro molto grande che mi segue per il castello. E questa cosa non mi piace. Che sia sempre il Bowserlino. Dai, per forza sarà questa la porta. Sì, la statuetta della principessa. Devo trovarne una su 8. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Non mi hai visto. Beh, ovviamente vedo uno stupido idraulico che si fila su una chest. Volevo riparare il tubo che perdeva. E niente. Qua cosa c'è scritto? Si può leggere? No. Mario non sa leggere, sa solo riparare i tubi. E cavolo, ma spawna subito. Mamma mia. Ok. Questa è stata dura. Questa è stata full. Signor Toad. Signor Toad. Ok, devo prenderli tutti. Ma quella pazza sgravata mi segue, ma dai. Ok, che beato fra le donne, ma non così. Ma non così. Oh santo cielo. Ok, ho trovato pure la palla. Ma questa mi segue. Ma vuoi proprio il tuo Marione? No! Ma dai. Ah, the princess. La principessa. È in quel periodo dell'anno che mi vuole strozzare. Solo perché mi ha visto con Rosalinda. Ah, perché? Gli ho solo dato un bacino. Sulla bocca. Allora, appena prendo... Ciao, principessa. Ok, ok. Finché non mi trova, sono tranquillo. Apri... Brava! Brava, ma da sposare sta donna. Una donna che segue i consigli del marito. È andata in cucina a prepararmi i sandwich. Sono contento. La principessa in un altro castello. Bene. Mi fa molto piacere che sia in un altro castello dopo quello che mi ha fatto. Ok, qua c'è scritto tipo le regole. Cammina in punta di piedi, altrimenti ti squarta. Ok, forse non mi ha visto ancora. Posso andare anche qui. Ottimo. C'è una porta nascosta lì. Ma mi sa che prima di andarci... Ok, ho fatto il giro. Ho fatto il giro, l'ho fregata. L'ho fregata, ho trovato un altro dei pezzi magici di Mario. Tutte le avventure. Vi ricordate le avventure che abbiamo fatto su Mario Odyssey? Dobbiamo raccogliere tutti i pezzi. Perché danno il potere alla mia moglie. Che mi ha rubato tutto. Lei non ha fatto niente, è sempre stata là a grattarsi le unghie. A farsi lo smalto nei suoi castelli. Mentre io lavoravo nelle mie avventure. È così che mi ripaghi, bitch? Eh? È così che mi ripari, bitch? Anche il cubo magico dell'oceano indiano. Bene. Sta arrivando da me? No. Sì! Porca vacca! Ok, sbrighiamoci. E questo come lo raccolgo? Ah, scendo le scale. Bene. Pure te sono dovuto andare a prendere. Speravo di dimenticarti. Non mi dire che mi segue qua la trota. Non far la trota. Fa la trota. E io mi butto dentro la chest. It's a mia chest! Ma Luigi! È più un'avventura da Luigi Mansion questa che da Mario, sinceramente. Io non posso entrare qui, devo trovarli tutti. Mannaggia! Ciao! Ciaone! Ciaone, Marione! Ah, un pinguino! Un pinguino! Nelle terre delle nevi, sì, mi ricordo. Mamma mia! Ma questa mi segue? Mi ama così tanto? Dimmi che posso andare sull'erba. Sì. Allora possiamo. Allora l'abbiamo fregata. Allora l'abbiamo fregata. Vai Yoshi, salvami tu. Yoshi and Mario, two best friends forever. E ella a Peach rimane da sola. È una antrota. E io me ne vado nel mio castello. Aspetta, è un po' veloce. È meglio sprintare. Che non ne posso più. La vado a cagare. Ok, dovrei riuscire ad entrare in una delle chest alla svelta. Così non dovrebbe vedermi. Questa, eccola qua. Conosco i miei polli. Anzi, le mie pesche. Le conosco, le mie pesche. Guardala lì. Ma vai, vai a pescare, vai, piccia.
Non ti impicciare negli affari di Mario, Peach. Ma non posso andare qui perché devo andare prima qui, nella stanza delle 8 sfere del drago, perché devo prendere la chiave di Bowser, di Bowser. Perfetto. Ma una chiave? Dove la devo infilare? La devo infilare qua sotto? Io vado ad infilare la chiave. Sì. Fine della demo. Sono contento, non ce la facevo più della Peach. Grazie per aver giocato. Molto molto bello, cioè era inquietante. E il gameplay, soprattutto lato grafico, bellissimo. Un po' ripetitivo, un po' la Peach. Però se magari con aggiunte diventa un nuovo Mario Box, secondo me diventa stra horror. Bello. L'ultimo gioco di oggi si chiama Wake Up, dove c'è uno strano demone che ti tormenta negli incubi. Mi sono svegliato, sono qui nella mia stanza, il mio Pentium Zero, prima di YouTube, prima di Gabby 16-bit, questa è la mia stanza. La porta si è aperta da sola, grazie signora porta, molto gentile da parte sua. Avevo delle porte tipo Siri, accendi porta, Siri, cos'è sta roba? Sembrava sangue da lontano, sembrava marmellata, ma sono solo normali utensili che usavo per fabbricarmi il cibo. Anche Gabby mangiava. Come credete che sia arrivato fino a qui? Se non lo so che dal mio fisico non si direbbe, ma anch'io mangio ogni perché si aprono le porte così lentamente da sole? Perché? Guarda che grosso sto frigo. Devo farmi un po' di acqua. Gabby beve solo acqua. Ci voleva proprio un bel bicchierone d'acqua. Io ovviamente non ho un cesso, quindi cago sul lavandino come le persone normali. Non potevo permettermelo a quei tempi, ma grazie a voi ragazzi, grazie a voi che guardate i miei video, mi sono potuto permettere un cesso. Ora cago anch'io. Dopo questo bicchierino d'acqua, che bello. Cosa succederà la seconda notte? Qualcuno ha aperto il lavandino. Chi sta usando il mio bagno? Chi sta pisciando nel mio bagno? Come ti permetti? Vergognati. Questo lavandino che... Una macchina? Io ricordo il mio passato, la mia vita al di fuori da YouTube, la mia vita privata che voi non sapete. È successo così, ragazzi. È successo così. Secondo me noi non ci siamo mai svegliati. Questo è ancora un sogno. Ma che dico? Un incubo? Ma che dico? Un abominio? Ma che dico? Un aborto? Ma che dico? Questo non è il Gabby che conosco. C'è una figura, ci sono degli occhi nell'oscurità che mi dicono: Gabby, Gabby, avvicinati. Trova la chiave. Ma la chiave ce l'ha il mostro. Ma la chiave ce l'ha lui. È solo un candelabro. Guarda che bello. Ho trovato la chiave. Ora devo tornare indietro sulla porta. Non c'è nessuno che mi segue. È l'ansia costante di avere una figura pressante alle mie spalle che si muove in modo aldelante. Mamma mia. E qua abbiamo perso altri 10 anni di vita. Continuiamo così. Non vedevo l'ora di perdere. Per fortuna io sono un gabbiano. E noi gabbiani abbiamo più vite dei gatti. Sì, fammi entrare. Dove sono? Sono tornato nella stanza, nella mia stanza. Sì, ok, quell'acqua aveva un po' di droga. Mi sa che quell'acqua aveva un po' di droga. E allora io me ne sbatto. Ho trovato... la chiave però l'ho presa davvero? O no? Mi ha seguito a casa! Prima è entrato nei miei sogni e poi mi ha seguito a casa. Mannaggia! Il demone capra e il chupacabra. Non aveva un cavolo di senso. Non aveva il senso che sono stato investito nei boschi. Anzi, forse aveva senso che io sono un'anima dannata nell'inferno che è stata investita. E sono morto e rivivo sempre gli stessi incubi con i demoni che mi perseguitano. Questa è la lore del gioco fatta da Gabby. Vabbè, questo era tutto per i 3 giochi a caso. Vi hanno spaventato, vi hanno fatto il piripiri. Io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo a prossime fantastiche avventure. Ciao ragazzi.